Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di realizzare questo video per mostrarvi come realizzare un orecchino in fimo, partendo da pochissimi elementi. Un orecchino un po' particolare, molto fresco ed estivo, ma che possono realizzare anche coloro che sono le prime armi e che magari non sono proprio attrezzatissime. Vi faccio subito vedere che cosa occorre. Innanzitutto l'orecchino che vi farò realizzare è questo qua, ovviamente personalizzabile nella forma e nei colori. Io ho deciso di utilizzare tre colori diversi di fimo più delle perline grigie e delle perline di rugiada. Allora, partiamo subito con quello che vi occorre per realizzare questo paio di orecchini. Io ne ho già realizzato uno per farvi vedere come sarebbe stato il risultato e ora con voi realizzeremo l'altro. Allora, innanzitutto ci serve l'anima, la struttura, che è un cavetto di acciaio. È meglio che prendete magari un pezzettino di cavetto un po' più lungo, di modo che poi potete lavorare meglio e andrete poi alla fine a tagliare l'eccesso. Poi ci servono dei colori di fimo che abbiamo scelto. Io ho deciso di utilizzare il fimo soft e ho deciso di utilizzare allora il numero 22, il numero 98 e il numero 63. Allora, innanzitutto dobbiamo, come sapete, lavorare le palline di fimo, cioè i pezzetti di fimo che siamo andati a tagliare, per renderlo molto più elastico e maneggevole. Non abbiamo bisogno comunque di strumenti particolari. Prendiamo il primo colore, che è questo colore Big Bubble, sembra rosa. Facciamo delle palline di magari 4 mm di diametro e poi le andiamo a schiacciare per creare dei piccoli dischetti. Vedete? Dei dischetti più o meno, vedete, un po' più grossi dell'unghia. E ne andiamo a creare, dipende un po' da quanto vogliamo appunto fare grosso questo orecchino. Io ad esempio ne ho fatti 3, 6, 8. 8 per orecchino, quindi 16. Quindi andate a lavorare e ne fate appunto il numero che desiderate. Se volete proprio farlo uguale al mio, di modo che abbia questa poi questa dimensione, questa forma, ne potete fare 16. Io mi sono già portata avanti, ne ho fatti degli altri. Una volta appunto che siete arrivati al numero desiderato, vi aiuterete con un pezzettino di metallo e andrete a fare il foro centrale. Ora vi faccio vedere, ecco qua. Andate a fare, magari sulla maglia bianca si vede meglio, no, andate a fare il forino centrale. E così abbiamo detto, ne facciamo 16, io vi faccio vedere, li ho già preparati, perché una volta fatti vanno cotti in forno a 110 gradi, forno possibilmente non ventilato, più o meno per 10-15 minuti. Fate sempre comunque molta attenzione alla cottura del materiale. Dovete evitare che si formi, che bruci questo materiale e che si formino dei fumi. Vi consiglio comunque di utilizzare un forno diverso rispetto a quello in cui vengono cotti i cibi. In commercio trovate tantissimi fornellini elettrici. In ogni caso, comunque, se questo materiale brucia, produce dei gas nocivi. Quindi, in ogni caso, anche se non utilizzate il fornellino, che utilizzate per mangiare, è sempre comunque meglio evitare di, bruciare la plastica. Poi, per quanto riguarda invece l'altro colore, questo qui che abbiamo detto essere Agata Blu numero 98, andiamo a fare quattro palline, quattro sfere più o meno di mezzo centimetro di diametro. Anche qui lavorate, lavorate, fate quattro palline e
come nel caso appunto dei cerchietti che abbiamo fatto poco fa, dei petali che abbiamo fatto poco fa, anche qui con il filo di acciaio andiamo a fare un foro centrale che sarà poi quello dove dobbiamo appunto far passare il nostro cavetto d'acciaio, e di questo ne facciamo 4. Stessa cosa, cioè stesse palline, stesso procedimento, anche con il colore, l'altro colore, io ho scelto il viola, in questo caso però ne facciamo 2. Dopodiché vi serviranno 2 schiaccini, come questi, questa è una confezione intera, poi vi serviranno le monachelle, 2 monachelle, poi vi serviranno 7 perline, io ho scelto queste perle di rugiada, vi faccio vedere abbassando un po', guardate un po', si vede? Ho scelto queste perle di rugiada, sono molto molto colorate, molto brillanti e hanno queste un diametro di all'incirca 4 mm, ne ho scelte 7 per orecchino, quindi 14 in totale, e poi sceglierete ancora 24, quindi 12 per orecchino, di queste perline, cioè di alcune perline più piccole. Queste hanno un diametro di 2, 1,5, 2, e queste, voilà, io le ho scelte di un grigio brillante. Ok, allora adesso lascio comunque la telecamera, lo schermo della telecamera abbassato, perché vi farò vedere come procedere per il montaggio stesso dell'orecchino. Come vi ho già detto poc'anzi, una volta che però le perle in fimo sono state cotte. Vi ricordo ancora che per dare poi una mano di finitura lucida all'orecchino realizzato potete utilizzare un semplice smalto trasparente per unghie o comprare una vernice spray apposta che crei uno strato, una patina protettiva e lucente per il vostro orecchino. Allora procediamo col prendere il cavetto di acciaio e iniziamo a inserire una perlina di rugiada che sarà quella centrale. Poi, alternando prima un'estremità poi l'altra, inseriamo i nostri dischettini, i nostri petali ormai cotti e duri di fimo. E ne inseriamo esattamente 8, alternando un petalo e una perlina di rugiada. Quindi la prima che abbiamo inserito è quella centrale. A specchio procediamo, ne inseriamo 3 perline e 4 petali da una parte e dall'altra. 2. Come potete vedere, vi ho fatto tenere un pezzo molto lungo di cavetto di acciaio perché vedrete poi che per andare a chiudere il cavetto, per andare a chiudere l'orecchino, poter avere un po' di filo in eccesso, agevola molto il nostro lavoro. Allora, quindi siamo a 2, 2, inseriamo ancora una perlina, una perlina, perlina. E inseriamo poi ancora un petalo. Mi sono persa, eccoli qua, ancora una perlina e un petalo. A questo punto inseriamo le perline viola a contrasto, una e due. Poi, sempre a specchio, una perlina grigia più piccolina, sia da una parte sia dall'altra. Poi, alternando, sempre a specchio, cioè quindi la stessa cosa che facciamo da una parte la facciamo anche dall'altra, inseriamo 2 perline azzurre, una da un lato e una da un altro, 2 grigie, una da un lato e una da un altro.
di nuovo quelle azzurre e di nuovo quelle grigie. Questa volta però concludiamo con 4 grigie da una parte. Sembra lucida questa pietra, ma non saprei dirvi se è vera oppure no. L'ho trovata in un negozietto dove facevano fuori tutto, uno spaccio di perle, e c'era un pacchettino composto da diverse perline e queste appunto erano miste all'interno di questo pacchettino. Perfetto, allora a questo punto abbiamo finito di inserire la nostra sequenza di perline, come potete vedere. Dobbiamo quindi andare a stringere il tutto, a fissare e a chiudere l'orecchino. A questo punto cosa facciamo? In una delle due estremità inseriamo lo schiaccino e sempre all'interno dello stesso schiaccino facciamo entrare in senso contrario l'altra estremità. Potete vedere? Magari sul bianco si vede meglio. Ok, e tiriamo le due estremità in questo modo. Voilà. Tiriamo bene di modo che si vada a stringere bene tutto quanto. Come potete vedere, l'eccesso di filo vi serve per poter lavorare bene, soprattutto a questo punto del lavoro. Tirate bene e con aiutandovi magari con una pinza a punte coniche, schiacciate lo schiaccino. Schiacciate e fermate l'orecchino. Ok, a questo punto io per sicurezza ho preferito, soprattutto anche per l'altro orecchino, inserire uno schiaccino in più, di modo che potesse appunto rendere un po' più solida la chiusura. E in questo caso ho semplicemente messo i due fili vicino, ho inserito lo schiaccino e l'ho fatto arrivare fino al fondo, lasciando comunque un piccolo spazietto, vedete, un piccolo cerchietto dove una volta schiacciato appunto quest'ultimo schiaccino che fissa, andremo poi a inserire direttamente la nostra monachella. Quindi schiacciamo l'ultimo schiaccino con un paio di forbici. Io mi sono aiutata con un tagliaunghie, tagliamo il filo in eccesso, prendiamo la monachella, la apriamo e la andiamo a inserire esattamente in questa piccola asolina che si è formata. Voilà. Così, non so se si può vedere, e andiamo a chiudere di nuovo la nostra monachella. A questo punto deciderete di rifinire con il lucido, oppure se volete potete anche lasciarlo opaco il vostro orecchino. Ne avremo creati due, molto carini, molto estivi, colorati e freschi. Adesso l'indosso vi faccio vedere qual è l'effetto. E spero di essere stata abbastanza chiara, che questo tutorial vi sia piaciuto. Io sono molto soddisfatta perché adoro questi orecchini, sono originali e vistosi con una semplice mallettina bianca, un paio di jeans, cambiano subito il vostro look. Spero che vi piacciono. Se avete richieste particolari potete scrivermi e potete trovare le foto e tutte le altre informazioni sulla mia pagina Facebook oppure sul mio blog. Grazie di avermi seguito, ciao, a presto!